ragazzi, un saluto da parte mia, un saluto dai miei ospiti, Capitan America e Mr. Hulk, che sono venuti subito a farmi compagnia, perché oggi parliamo di videogame per Xbox One, in particolare Halo Wars 2. Per Xbox One, ma c'è anche la variante per personal computer, scusate la mia velocità perché voglio farvi vedere un pochettino quelle che sono le azioni di gioco, ma parliamo di un gioco RTS, che sarebbe un gioco di strategia in tempo reale. Non utilizziamo tutti quei, diciamo, altisonanti nomi inglesi, parliamo direttamente in italiano, andiamo subito alla trama, gioco davvero arricchito che segue la saga iniziata da Halo Wars, vecchio stampo, ma questo è molto molto ampliato, grafica migliorata, musica migliorata e tanta tanta roba all'interno. Ma parliamo della trama, parliamo subito della nave spaziale Spirit of Fire, che dopo 28 anni si trova a sorvolare una grande struttura dove ci sono asserragliati gli Zicatri con il suo comandante Atriox, che si sono ribellati, diciamo, alla soppressione, o meglio, alla dittatura dei Covenant, ex, diciamo, meglio, grandi nemici degli umani nella saga di Halo, che però possono diventare a loro volta amici, perché i nemici dei nostri nemici possono far diventare nemici i nostri, meglio, amici i nostri nemici. Ma andiamo a vedere un pochettino, un messaggio d'aiuto, sveglia dalla fase criogenica, o meglio, dall'ibernazione tutta la popolazione della nave spaziale comandata direttamente dal loro comandante Cutter, storico comandante Cutter, e quindi inizierà una sorta di semi-invasione, una battaglia senza colpi, senza mezzi termini. Quindi ragazzi, andiamo a vedere un pochettino, single player davvero ampliato, parliamo di 12 missioni che ci consentiranno di giocare per ben 10 ore, sfido dunque ragazzi a stare 10 ore avanti alla console, avanti al personal computer, c'è veramente da impazzire, vero ragazzi? Sicuramente. Ma non è solo l'implementazione di una missione da 12 mappe completabili in 10 ore, ma bensì un aumento veramente corposo della modalità online, che è quella poi più divertente perché ci consente di poter giocare online con altri ragazzi, altre persone, quindi divertirci tantissimo. Cosa dire? La modalità online si divide in tre modalità di gioco, che sarebbe Deathmatch, Controllo e Roccaforte. Insomma, si potranno scegliere tra 7 leader disponibili. Una volta fatto la scelta del leader, avremo già un pacchetto preimpostato leader, dove ci sarà già un esercito e una serie di strutture pronte all'utilizzo. Tutto questo equilibrato tra i vari giocatori, senza avere squilibri. Una delle modalità che è stata inserita all'interno di questo gioco, che è la vera novità di Halo Wars 2, è la modalità Blitz, che è una sorta di mix tra la modalità gioco carte e la modalità con MOBA, detta anche MOBA, il gioco di strategia in tempo reale. Questo ci consentirà di poter utilizzare, oltre alla strategia in tempo reale, anche l'utilizzo di carte che daranno particolari abilità e quindi particolari anche strutture da poter utilizzare sul campo. Poi bisognerà comunque conoscere molto bene quelle che sono queste abilità, bisogna valutare il costo delle carte, insomma, c'è veramente tanta carne a cuocere e quindi tanto divertimento per i ragazzi che sicuramente si sapranno destreggiare con questo gioco di strategia in tempo reale, che spesso non sono troppo facili da utilizzare. Io preferisco un pochettino il computer perché sono più amante del mouse, non sono pratico molto dei grilletti dell'Xbox One o della PS4, sinceramente preferisco, sono vecchio stampo, vecchia scuola, preferisco i personal computer. Ma cosa dire? È veramente un gioco fatto bene. Creative Assembly ha migliorato tantissimo la grafica, ha inserito degli elementi di cinematica molto interessanti, molto accattivanti, che ci raccontano un pochettino la storia. C'è il comparto audio molto migliorato, molto ampliato, con una colonna sonora molto molto bella, ma non finisce qui perché vedremo anche degli add-on in futuro sicuramente, ragazzi, perché ci saranno delle implementazioni in questo gioco, ci saranno assolutamente degli ampliamenti delle mappe, quindi aspettiamoci tante tante novità. Andiamo a vedere un pochettino com'è il funzionamento di questo gioco direttamente sulla nostra Xbox One. Questo lo faremo attraverso la registrazione con un capture video. Vedremo un pochettino quelle che sono le peculiarità, vedremo un pochettino la cinematica e innanzitutto vi farete veramente due risate con me, che non so giocare assolutamente con la Xbox One, ma utilizzerò sicuramente il gioco per imparare un pochettino e cercherò anche la modalità per personal computer, che mi piace veramente tanto perché sono un grande amante dei giochi per personal computer e fortunatamente in questo caso Microsoft ha pensato anche all'utilizzo su PC di questo gioco, che secondo me sicuramente sarà fantastico perché mi ricorda anche un vecchio gioco di Star Wars strategico, quindi molto carini da giocare. Bisogna però un pochettino conoscere la strategia, bisogna conoscere un pochettino i comandi, ci sarà la possibilità veramente di imparare tante cose. Ragazzi, andiamo a vedere un pochettino come funziona, com'è la qualità di gioco di questo Halo Wars 2.
Allora, benvenuti in Halo War 2. Questa è la schermata principale. Diciamo, le schermate che ci sono in grande evidenza sono il famoso tutorial e la schermaglia che ci dà la possibilità di entrare direttamente nella modalità online con Deathmatch. Faccio vedere Deathmatch, controllo e roccaforte. Ma andiamo a vedere un attimino per quanto riguarda il nostro tutorial. C'è la possibilità di poter iniziare un tutorial base avanzato e famoso tutorial Blitz. Quello con il misto tra campagna interattiva e utilizzo di carte virtuali. Ma andiamo a vedere anche un pochettino quelle che sono le opzioni extra, possibilità di poter settare direttamente il gioco con i feed di battaglia, zoom predefinito, comandi, impostazioni video, impostazioni audio, i crediti e chi ne ha più ne metta. Ma per iniziare la nostra campagna c'è bisogno comunque di attivare il nostro tutorial, quindi iniziamo con un tutorial base per capire un attimino come funziona il nostro videogame. Con questo tutorial riusciremo a capire un attimino quelli che sono i comandi principali. In questo caso abbiamo selezionato i nostri tre marine, li abbiamo spostati dal punto di partenza, li possiamo spostare direttamente col tasto X, ma li sposteremo di parte in parte a seconda di quello che ci verrà chiesto. In questo caso il tutorial è molto completo. Altri marini arrivano, quindi avremo la possibilità di poter unire la squadra. Vedete, avremo la possibilità di poter unire direttamente la squadra di due marine. In questo caso, tenendo premuto maggiormente il tasto di apertura, in questo caso possiamo impostare un'area maggiore di utilizzo di tutta la squadra. In questo caso, ci possiamo spostare direttamente insieme. In questo caso ci chiederà di uccidere i nostri nemici. In questo caso li posizioniamo qui. Stanno partendo, stanno arrivando. Sarà fatto tutto in automatico. In questo caso possiamo posizionare direttamente due unità. Possiamo dividere, possiamo staccare, possiamo circondare. In questo caso le spostiamo qua. Quindi daremo la possibilità ai nostri nemici di poter interagire insieme. In questo caso utilizzeremo i poteri di cura, vi faccio vedere come funziona. Ecco che i soldati iniziano a curarsi, vedete che la barra dell'energia continua ad aumentare. Quindi tutti coloro che saranno sotto la zona verde saranno curati. Andiamo a direttamente ad utilizzare una guarnigione di difesa. Intanto stanno arrivando i nemici, vedete? Stanno arrivando i nemici di colore giallo. In questo caso ci inseriremo direttamente all'interno della guarnigione e ci difenderemo. Possiamo anche dividere i due gruppi. Possiamo decidere dove farli sparare. Noi risulteremo protetti all'interno della guarnigione. Una volta che è finita la battaglia, ci possiamo spostare dalla guarnigione e andremo a costruire una delle Una nostre volta usciti unità. dalla guarnigione. Per affrontare i nemici, andiamo a costruire la struttura che ci interessa. Andiamo a spostare l'intera squadra. Siamo arrivati nella zona, ma c'è bisogno comunque di racimolare quelle che sono le risorse per poter costruire la nostra struttura. In questo caso compariranno le strutture, o meglio le risorse da accaparrarci. Eccole qua, ci stiamo spostando. Andremo a prendere tutte le risorse che compariranno direttamente nella base, parte bassa del nostro schermo, ma le risorse non bastano, appariranno sicuramente tra poco altre risorse che serviranno a costruire la nostra struttura. Eccole qua, sono arrivate l'energia. Costruiremo direttamente questa struttura. Ora arriverà una navicella spaziale che direttamente ci depositerà i materiali. Ecco arrivare la struttura già preconfezionata che sarà poi completata in 21 secondi, vedete il tempo che scorre. Abbiamo anche la possibilità di poter implementare strutture laterali direttamente. Andiamo a recuperare altre risorse di costruzione. Scegliamo l'altra squadra, andiamo anche a recuperare altro tipo di risorse. Andiamo direttamente alla base, decideremo di costruire questo tipo di risorsa, la andiamo a selezionare.
Andiamo a selezionare l'altra squadra che andrà a prendere altre risorse. Ecco qua. Andiamo a continuare la costruzione di un'altra base. Abbiamo avuto modo di costruire una struttura complessa, di ampliare, come vedete, i nostri marine. Abbiamo costruito una caserma dove produrremo più marine. Abbiamo costruito, dove state vedendo, un diciamo costruttore di risorse. Vedete che le risorse sul lato destro continuano ad aumentare, 412, 307, 308, sia l'energia che le risorse. Andiamo a selezionare la nostra caserma, andiamo a produrre altri soldati. Insomma, gioco tutto in costruzione, sicuramente bisognerà imparare bene quelli che sono i comandi per poi creare una struttura molto affidabile che consente di poter creare energia, risorse e eserciti. Insomma, ragazzi, il tutorial funziona sicuramente bene, il gioco è interessante, è tutto work in progress, dipende da noi quello che riusciamo a creare. Quindi ragazzi, chi volesse iscrivere può fare a gianluca.transiocacciale.it, io sono a vostra completa disposizione, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi, ora partiamo direttamente con la campagna.